Comunque, la lezione di oggi che ho preparato, diciamo, durante queste 2 settimane, vorrebbe darvi un'idea di come si produce la reazione sincrotrone anche nei free electron laser, che sono le nuove macchine che sono state sviluppate negli ultimi 5-10 anni. Mi sono reso conto che una lezione piuttosto impegnativa e quindi ho deciso di farla andare sulle 2 lezioni, tra di oggi e quella o del 30 o di un eventuale ulteriore giorno, potrebbe essere il 7 di maggio. E l'idea è che poi alla fine di questa lezione, quello che rimane come tempo, facciamo una specie di domanda e risposta, un sistema autosostenente in cui si discute un po' sulle varie lezioni, il tipo di informazione che avete ricevuto, sulle cose sono in qualche modo passate, e tempo restando un'idea sulle lezioni che faremo a ottobre e novembre, che saranno più di tipo applicativo. Questo video di cambiamenti l'ho già messo nel programma a cui si riferiva Niccolò e appunto ora la data del 30, vedo se è possibile spostarla magari al 7 a questo punto. Ok, questo è il nuovo programma, come vedete qua ci sta raggi X, la sorgente di sincrotrone sulle 2 periodi, sulla lezione di oggi e la successiva, e poi questa discussione. Dunque, quello che vedremo in queste 2 lezioni, appunto, sono la storia, la luce sincrotrone, che in realtà abbiamo già visto molto rapidamente all'inizio, il 22 di gennaio, quindi ritrovare anche un po' di informazione sulle trasparenze. Nel 22 parleremo degli anelli di accumulazione della luce sincrotrone, l'ondulatore come sorgente di luce sincrotrone e laser elettroni liberi. Questi sono i 4 argomenti che tocchiamo tra oggi e la prossima lezione. Dunque, cos'è un sincrotrone? A questo punto un po' un'idea non ce l'ha, qui tento di fare una sorta di sintesi. Quello che intendiamo con una sorgente di luce sincrotrone è un sistema di acceleratori. Gli elettroni da energia zero prodotti a un fotocatodo vengono accelerati da un acceleratore lineare, un UNAC, fino a energie tipicamente di qualche centinaio di milioni di electron volt, di mega electron volt, dopodiché vengono mandati in un anello, che è un anello booster synchrotron, vale a dire un anello all'interno del quale gli elettroni vengono accelerati, cioè vengono mandati dall'energia di ingresso di circa appunto qualche centinaio di mega electron volt, tipicamente all'energia finale a cui poi funzionerà l'anello di accumulazione. Nel caso degli SRF è di 6 GeV, quindi si passa da 200 MeV a 600 GeV, a 6 GeV, quindi un'accelerazione di un fattore 50 circa, e 30. Dopodiché, appunto, una volta accelerati nel booster synchrotron gli elettroni alla velocità finale, vengono iniettati nell'anello e appunto i parametri per gli SRF sono un'energia di accumulazione di 6 GeV. Una volta nell'anello gli elettroni vengono mantenuti a energia costante. Praticamente c'è un sistema di radiofrequenze che, come vedremo, permette di compensare per l'energia persa per emissione di luce sincrotrone. La circonferenza dell'anello di SRF è di quasi 1 km, la corrente di elettroni che si possono mettere all'interno di questo anello di accumulazione è 200 mA e la frequenza di ripetizione, che è un multiplo della frequenza che una particella alla velocità della luce ci metterebbe per fare un intero circuito, un'intera orbita all'interno dell'anello, è di 355,2 kHz. No, sì, no, qui c'è megahertz, c'è un M che manca. Scusate, quindi questo è da correggere.
diciamo, permette lui a stoccare all'interno dell'anello di luce sincrotrone 992 pacchetti, vale a dire la velocità della luce per la lunghezza dell'anello per la frequenza di ripetizione 355 MHz diviso la velocità della luce. E appunto il sistema di radiofrequenze è necessario appunto per poter ridare agli elettroni che hanno perduto durante la loro traiettoria energia per emissione di luce sincrotrone, in modo appunto da mantenere il fascio stabilmente all'interno dell'anello. In realtà ci sono sempre delle perdite che non si riescono a compensare, come vedete, e questo determina il fatto che l'anello va reiniettato in un certo periodo. Una piccola parte della luce di sincrotrone perduta dagli elettroni all'interno dell'anello è quella che poi noi utilizziamo mandandola appunto sul beam line, dove ci sono gli strumenti che permettono di utilizzare questa luce per fare gli esperimenti. Questo qui è semplicemente per ricordarci quali sono gli elementi base per una sorgente luce sincrotrone. Per chi fosse interessato ad entrare un pochino più nel dettaglio, la teoria elettrodinamica della luce sincrotrone si basa sulle equazioni di Maxwell. I fondamenti sono stati sviluppati principalmente da questi tre fisici, Alfred Marie-Minard, George Adolphus Schott in inglese, Junior Schringer americano. E si possono appunto ritrovare gli articoli originali se qualcuno fosse interessato. Ed è anche divertente notare che, a differenza di molte altre applicazioni della fisica, nel campo degli acceleratori la teoria è stata sviluppata molto prima di costruire gli acceleratori. Questi sono tre libri che si dovrebbero trovare anche facilmente in biblioteca, fatti piuttosto bene, su tutto quello che discuteremo nelle prossime due lezioni. Appunto gli ondulatori, i Wibbler e le loro applicazioni come sorgenti di luce, la fisica della luce sincrotrone, scienza e tecnologia di ondulatore e Wibbler, cioè come si costruiscono. Ritornando alla storia, nel 1944 due fisici russi, Vanenko e Pomeranchuk, predicono che l'energia massima degli acceleratori di elettroni potrebbe essere limitata da perdite per radiazione. Quindi è la prima volta in cui si preconizza che la luce sincrotrone, più che un qualche cosa di utile, un qualche cosa di estremamente complesso a gestire, in quanto fa sì che l'energia massima che si può ottenere nell'accelerare gli elettroni a un certo punto viene limitata da queste perdite di radiazione. Nel 1947 la luce sincrotrone viene osservata per la prima volta nei laboratori della General Electric e nel visibile con un sincrotrone di 70 megaelectron volt. E da allora praticamente appunto la luce di sincrotrone è stata considerata come l'ostacolo principale nello sviluppo di acceleratori di elettroni ad alta energia e con orbita chiusa, fino a quando, con lo sviluppo dell'anello di accumulazione a frascati ADA nel 1960, il fatto che uno poteva mantenere in modo stabile un fascio di elettroni all'interno dell'anello di accumulazione e quindi poter cominciare a studiare tutte le proprietà di questa luce di sincrotrone, che le proprietà uniche e straordinarie di questa luce furono riconosciute e da allora una miriade di sorgenti sono state sviluppate e utilizzate. Quali sono le proprietà abbastanza uniche di questa sorgente? Sono il fatto che uno può ottenere delle intensità molto elevate, il fatto che può avere, a differenza di lampade o sorgenti di laboratori, un'estensione spettrale larga e continua, può ottenere un'altissima collimazione angolare, quindi dei fasci estremamente fini, la luce è polarizzata e la polarizzazione si può controllare con metodologie relativamente semplici e intuitive. L'emissione è pulsata, cioè la sorgente di luce sincrotrone non è una sorgente continua, ma sono degli impulsi di luce, questi impulsi sono molto corti, come vedremo, sono di fatto determinate dalla radiofrequenza.
infatti sono tipicamente all'ordine di qualche decina di picosecondo, quindi 10 o meno 12 secondi. E questo permette, in principio, anche di fare esperimenti di salto in tempo, in cui appunto uno può utilizzare questa struttura temporale per studiare dei processi dinamici in cui il campione o le sue caratteristiche evolvono nel tempo. Possono ottenere, grazie al fatto che le sorgenti sono piccole, una coerenza trasversa, vale a dire una relazione di fase fra i differenti fotoni emessi all'interno di un impulso. Se l'ottica dello strumento permette di utilizzare questo tipo di proprietà, e sono anche sorgenti molto stabili. Infatti, l'intensità, quando abbiamo un fascio di elettroni all'interno di un anello, decade con un tempo chiamato vita media, che può essere anche di svariati giorni. Quindi abbiamo una sorgente che sta lì e che funziona tutto il tempo, e quindi ci permette anche di fare esperimenti delicati che richiedono lunghi tempi di sperimentazione. E in più la stabilità spaziale, vale a dire la capacità di mantenere la posizione degli elettroni che emettono luce sempre nello stesso punto, è molto buona. Parliamo di sorgenti che si hanno all'interno dell'anello dimensioni dell'ordine del micron, e che vengono tenuti stabilmente nella loro posizione con una precisione che è circa il 10% delle loro dimensioni, 10% dal punto di vista spaziale, ma anche 10% dal punto di vista di angolare, vale a dire una sorgente uno la può mantenere allo stesso punto, ma siccome sono sorgenti estremamente collimate, potrebbe avere delle fluttuazioni nella direzione in cui la luce viene emessa, e conseguentemente le dimensioni sono tipicamente, se prendiamo per esempio il caso di SRF, abbiamo una dimensione di 20 micron verticale e un centinaio di micron orizzontale. E la divergenza angolare, che è l'altro parametro estremamente importante, è dell'ordine di qualche microradiante nel verticale. Microradiante, un radiante sono 56 gradi, quindi microradiante è un milionesimo di 56 gradi, quindi parliamo di una collimazione a livello del millesimo di grado, anche meno. E nell'orizzontale invece un pochino più larga, del resto è intuitivo perché gli elettroni funzionano nell'orizzontale, ma arriveremo anche a capire più o meno questo tipo di parametri. Quindi parliamo di sorgenti che sono estremamente di fatto parallele rispetto a quella che può essere l'esperienza di tutti i giorni con una lampadina, molto simile a quella che è la collimazione del fascio laser, in certi casi anche migliore, perché spesso il fascio laser viene allargato da effetti rifrattivi. Quindi, grandissima stabilità di questa sorgente, molto piccola e molto collimata. Il modo a cui ci si riferisce per caratterizzare la sorgente sono naturalmente il flusso spettrale, vale a dire il numero di fotoni al secondo all'interno di un certo intervallo di energia o di frequenza, quindi per un certo bandwidth, tipicamente il 10 a meno 3.1% di bandwidth. E la brillanza, che non prende in conto soltanto il flusso, ma prende anche in conto le dimensioni della sorgente, vale a dire quello che caratterizza, in un certo senso, specialmente dal punto di vista dell'ottica, la sorgente, è molto più la brillanza del flusso spettrale, perché la brillanza è appunto scalata, è il flusso spettrale per un irradiante al quadrato, quindi nelle due direzioni x e z, e per le dimensioni della sorgente misurata in millimetri. Uno potrebbe avere appunto una sorgente estremamente intensa, ma molto divergente, molto grande, no? Come è tipicamente per esempio una sorgente di neutroni, dove si usa un reattore nucleare in cui appunto dimensione sorgente sono di fatto le dimensioni della profondità di campo dovuta alla barra che produce i neutroni, e il fatto anche che divergono in tutte le direzioni fa sì che la sorgente di neutroni è una sorgente a bassissima brillanza, anche se il flusso totale del reattore può essere molto elevato.
mentre la luce sincrotrona, proprio grazie al fatto dell'alta collimazione della piccola sorgente, la brillanza permette di avere tutti i fotoni che in qualche modo vengono misurati al di fuori dell'anello provenire da una dimensione di sorgente molto piccola. E come vedremo, questo ha un effetto enorme nell'ottica. E infatti, questa lo abbiamo visto anche precedentemente, vedete come la brillanza è aumentata di ordine di grandezza rispetto alle sorgenti iniziali, in particolare ai tubi a raggi X, dove di fatto uno ha dei limiti fisici che potrebbero permettere di fare un tubo molto grosso, ma di fatto la brillanza rimane la stessa perché con il sistema appunto del bombardamento degli elettroni di un target non si riesce a ottenere una sorgente con brillanze simili a quelle che si possono ottenere da un fascio di elettroni relativistico, in quanto possiamo sempre pensare di mettere più elettroni, di rendere il fascio più piccolo, eccetera. Questa è un pochino la grande caratteristica della luce sincrotrona. L'utilizzazione della luce sincrotrona appunto è cominciata come un'attività parassitica di acceleratori che furono costruiti per la fisica delle altre energie. Ada per primo, Adone a Frascati, oggi Daphne e tutta una serie di macchine che furono sviluppati grazie appunto all'intuizione, alla scoperta di Touchet per svariati decenni e che di fatto vengono utilizzati tutt'oggi anche prendendo in considerazione l'LHC che di fatto è ancora un anello di accumulazione, ma dove invece di elettroni si hanno, si stoccano protoni e antiprotoni. Questi sono esempi delle prime macchine che furono poi dedicate unicamente alla produzione di luce sincrotrone. Qual è la differenza fra le macchine per le altre energie e le macchine per la luce sincrotrone? Che nel caso delle altre energie si vuole avere quella che si chiama la luminosità, che è la capacità in certi punti dell'anello di riuscire a concentrare al massimo, di aumentare al massimo la probabilità di collisione fra i due fasci che circolano in direzione opposta all'interno dell'anello, in modo da aumentare, e questo si ottiene facendo un focus molto molto forte nel punto in cui i due fasci devono collidere, mentre nelle altre parti dell'anello si possono tollerare delle dimensioni del fascio relativamente grandi. Nella luce sincrotrona è l'opposto, si vuole avere sempre una sorgente la più piccola possibile, ma si vuole mantenere di fatto le dimensioni della sorgente costanti lungo tutto l'anello in modo da massimizzare il numero di strumenti che poi possono utilizzare questa luce. Infine arriviamo alle sorgenti appunto di terza generazione, come l'ISRF a Grenoble, Elettra a Trieste, per quello che riguarda l'Italia, e molte altre in giro per il mondo, che sono quelle in operazione oggi, vedete ce ne sono cinquantina, e altre che appunto sono in costruzione, tra cui la nuova macchina ISRF di cui abbiamo parlato un minimo, che dovrebbe cominciare a funzionare nel 2020 e dovrebbe avere appunto una brillanza almeno di ordine di grandezza superiore all'attuale e superiore quindi alle performance di tutti gli altri anelli che esistono al mondo dello stesso fattore. Bene, questo ovviamente per rinquadrare il problema. Ora cominciamo a parlare di che cos'è un acceleratore, come funziona, i principi che appunto ci permettono di accelerare gli elettroni, in particolare in qualsiasi particella carica con una massa, e poi utilizzarla per la fisica delle altre energie per la produzione di luce. Quindi, qual è l'unità di misura dell'energia? L'abbiamo detto in varie volte, l'elettronvolt è l'energia che guadagna un elettrone, oppure una carica con la carica di un elettrone, quando viene introdotta in una differenza di potenziale elettrico di un volt. Quindi praticamente noi applichiamo la differenza di potenziale di un volt,
una carica che ha una certa energia su uno degli elettrodi viene accelerata sull'altro elettrodo e acquisisce una variazione di energia di un elettrovolto. Quindi l'energia guadagnata è la carica dell'elettrone per la differenza di potenziale, quindi se la carica Q è la carica di un elettrone, V è un volt, la carica di un elettrone è 1,6 in 10^19 coulomb, per un volt questo corrisponde a un'energia acquisita di un elettronvolt, vale a dire nell'unità di misura standard 1,6 10 alla meno 19 joule, quindi un'energia molto molto piccola. Queste sono le varie nomenclature, appunto un elettronvolt, se parliamo di 1 elettronvolt, un keV, un milione, un MeV, un miliardo, un JeV e 1000 miliardi, 10 alla 12 un TeV. Tanto per avere dei termini paragoni, una lampadina da 100 watt, quindi da 100 joule al secondo, che funziona per un'ora, quindi per 3600 secondi, ha bisogno per funzionare di un'energia di 360.000 joule. Se io poi moltiplico per quel fattore, divido per quel fattore 1,6 10 alla 19, parliamo di 2,2 10 alla 24 elettronvolt, che sembrano delle quantità enormi rispetto ai 6 GeV di SRF, eccetera, eccetera. No? 6 GeV sono 6 in 10 alla 9 elettronvolt, sono 6 miliardi, qui parliamo di 10 alla 24, 1 miliardo e 10 alla 9, quindi parliamo di 10 alla 9, 10 alla 18, di 10 alla 5, quindi di 100.000 miliardi di elettronvolt. Se prendiamo una Ferrari a 300 km all'ora, l'energia cinetica, che si appunto si calcola in mezzo alla massa per la velocità al quadrato, 300 km all'ora sono 83 metri al secondo, facciamo il conto, viene fuori 10 alla 25 elettronvolt, quindi anche qui è interessante notare che una Ferrari a 300 km all'ora acquisisce un'energia cinetica pari al funzionamento di una lampadina di 100 watt, diciamo. Qui c'è qualcosa che non funziona. Il motivo per cui non funziona è il fatto che uno deve pensare appunto all'energia cinetica della singola particella. Ora, se noi prendiamo una lampadina da 100 watt, questa energia di fatto è condivisa da 10 a 22 elettroni, perché facciamo il conto di quanti elettroni passano in un'ora attraverso una lampadina che produce 100 watt di perdite o di luce, e poi dividiamo questo numero totale, quindi 10 alla 22 elettroni diviso 2,2 in 10 alla 24 elettronvolt, viene fuori 220 volt, vale a dire che qui ci sono tantissimi elettroni che utilizzano che acquisiscono questa energia, che poi è dissipata per vari effetti per la produzione della luce, ma di fatto l'energia acquisita dal singolo elettrone è esattamente 220 elettronvolt della presa elettrica. D'accordo? Quindi cominciamo a paragonare un elettrone in una lampadina, un elettrone a 220 elettronvolt, quindi con un'energia che è praticamente completamente trascurabile rispetto ai 6 miliardi di elettronvolt di un elettrone all'interno di un anello di accumulazione. Stesso discorso per la Ferrari. La Ferrari è 1500 kg. Quanti protoni ci sono in 1500 kg? Facciamo un rapido conto. Un protone pesa 10 a 27 kg, quindi ci sta un pacco di protoni, ce ne sono circa 10 a 30. Quindi se dividiamo questa energia di 3,2 10 alla 25 per 10 alla 30 protoni che sono all'interno della Ferrari, arriviamo con un'energia acquisita da ogni singolo protone di qualcosa che è un milionesimo di elettronvolt. Quindi praticamente di nuovo è un'energia assolutamente trascurabile rispetto a quelle che possiamo dare alle singole particelle con un acceleratore. E infatti il discorso fondamentale è che
In un acceleratore noi acceleriamo particelle cariche a quelle che chiamiamo energie relativistiche. Che cosa vuol dire un'energia relativistica? Significa accelerarle o a una velocità che è molto simile alla velocità della luce, o a un'energia totale che è molto simile all'energia di riposo di una particella. L'energia di riposo della particella è la massa, come la conosciamo noi, della particella per C quadro, il famoso M0 C quadro di Einstein, che appunto ha permesso di stabilire l'equivalenza tra massa e energia. E infatti l'energia totale di una particella è gamma MC quadro, dove gamma è il cosiddetto fattore di Lorentz, è dato in questa espressione qua, e come vedete dipende dal rapporto tra la velocità della particella, quindi la particella accelerata, e diviso la velocità della luce. Quindi se V è molto piccolo rispetto alla velocità della luce, V quadro su C quadro è praticamente zero, e quindi gamma è 1. Con gamma è 1 ritroviamo che appunto l'energia è uguale a E0, che è mc quadro. M0 c quadro è l'energia di riposo della particella. Se prendiamo un elettrone, l'energia di riposo, cioè con gamma uguale a 1, se prendiamo la massa dell'elettrone per C quadro, l'energia di riposo di un elettrone è di mezzo MeV, quindi di 500 kV, se volete. Se prendiamo una macchina tipo ISRF, dove gli elettroni vengono accelerati a 6 GeV, il gamma, che poi lo vediamo anche da qua, è il rapporto tra l'energia acquisita attraverso il processo di accelerazione diviso l'energia di riposo, è di 12.000. E se mettiamo questo 12.000 qui dentro, vale a dire, così ci calcoliamo la velocità dell'elettrone, tiriamo fuori questa tabella e vediamo che appunto questa tabella dipende dalla massa, ovviamente, quindi questo qui vale unicamente per gli elettroni. Se prendiamo un elettrone di un MeV, il rapporto tra la velocità della luce dell'elettrone, la velocità dell'elettrone e la velocità della luce comincia a essere piuttosto rilevante, dell'ordine punto 9, quindi l'elettrone ancora viaggia a una velocità che è il 10% più bassa di quella della luce. Ma se andiamo a 100 MeV, come vedete, la variazione rispetto alla velocità della luce è piccolissima, dell'ordine di una parte in 10 alla 5. E se andiamo all'energia di ISRF, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi praticamente abbiamo degli elettroni che a queste energie viaggiano di fatto a tutti gli effetti alla velocità della luce. Questo è quello che ci definisce appunto una particella accelerata a energie e velocità relativistiche, e appunto ci spiega anche quelle che sono appunto le caratteristiche fisiche della particella. Come vedete, nel caso di elettrone, due elementi fondamentali sono la massa dell'elettrone, che è 10 alla meno 30 kg, la carica dell'elettrone, che è 1,6 in 10 alla meno 19 coulomb, che ci permette appunto di accelerare gli elettroni in modo con un campo elettrico o con un campo magnetico, come vedremo. Poi naturalmente la velocità della luce, che è 2,99 in 10 alla 8 metri al secondo. Qui pure c'è un errore, questo è chilometri, quindi devo correggere, scusatemi. E poi naturalmente la costante di Planck, che qui di fatto non entra granché, anche se il processo di perdita di luce, come vedremo, per emissione di luce sincrotrone, anche se è descritto con delle equazioni classiche prese dalle equazioni di Maxwell, di fatto la quantizzazione dei fotoni poi ci farà vedere che è uno degli elementi della complicazione di tutte le equazioni che vengono utilizzate per descrivere un acceleratore. In questa cosa, diciamo, un po', voglio semplicemente sottolineare l'importanza della massa, perché se prendiamo gli elettroni e i protoni, i limiti relativistici si ottengono energie molto differenti, e questo è dovuto al fatto che la massa del protone è circa 2000 volte più grande della massa dell'elettrone, mentre la carica elettrica di un elettrone e di un protone è esattamente la stessa. Quindi abbiamo visto, se qui guardiamo beta, beta è il rapporto tra la velocità e
e la velocità dell'elettrone o del protone e la velocità della luce, quindi beta uguale a 1 significa che la particella è a tutti gli effetti relativistica, ha acquisito sufficiente energia cinetica da avere una velocità molto simile a quella della luce. Come abbiamo visto nell'altra tabella, per un elettrone, quando siamo già a qualche MeV, siamo a velocità molto vicine a quella della luce, mentre per il protone no, per il protone siamo ancora a velocità classica, diciamo, velocità molto inferiore a quella della luce. E questo è dovuto al fatto che abbiamo una massa molto più grande. Se andiamo a aumentiamo la scala di energia di un fattore 1000, praticamente dell'inverso della differenza di massa, ritroviamo per i protoni esattamente la stessa situazione. Ecco, questo è uno dei primi punti fondamentali per capire la produzione di luce in sincrotrone. Dunque, noi abbiamo ora un elettrone. Assumiamo che è a velocità relativistiche, che procede tranquillo nella sua orbita, e a un certo punto un campo elettrico e un campo magnetico gli dà una botta laterale, per cui gli impone una variazione di traiettoria. Abbiamo visto che un elettrone che cambia di traiettoria per una forza trasversale alla sua direzione di moto emette luce. In un certo senso, un modo anche intuitivo di poter capire questo processo è quello, l'abbiamo visto con lo scattering fra un raggio X e un elettrone. Quando un raggio X arrivava, un elettrone cominciava a emettere con una sorgente su una sorgente che puntiforme che emana luce su tutto l'angolo solido, in modo praticamente omogeneo. Allora, nel sistema di riferimento dell'elettrone, uno può immaginare che un campo magnetico che di colpo viene imposto sulla traiettoria dell'elettrone. L'elettrone è visto come dei fotoni, quindi un campo elettromagnetico che si propaga in direzione opposta all'elettrone. E quindi, di fatto, nel sistema di riferimento degli elettroni possiamo descrivere il processo di diffusione da parte di questo campo magnetico che avanza alla velocità della luce contro questo elettrone relativistico nel sistema di riferimento dell'elettrone. L'elettrone comincerà, come effetto di diffusione, a emettere luce in tutte le direzioni. Ma noi siamo nel laboratorio, rispetto al quale l'elettrone è quello che si muove, e facendo quelle che sono le cosiddette trasformazioni di Lorentz, che permettono di trasformare appunto il sistema di riferimento inerziale dell'elettrone in quello del laboratorio e viceversa, le famose trasformazioni che sono alla base della relatività ristretta, e che sono completamente differenti dalle trasformazioni di tipo galileiano, che appunto non sono compatibili con il concetto che nulla può andare a una velocità superiore alla velocità della luce. Ci sono degli effetti puramente relativistici che praticamente cambiano le dimensioni dei volumi e dei tempi, per cui quello che è un'emissione omogenea su tutto l'angolo solido nel sistema inerziale dell'elettrone diventa una emissione estremamente collinata, estremamente appuntita nel sistema del laboratorio. E infatti, facendo tutte le dovute trasformazioni matematiche, uno trova che un angolo di praticamente mezzo pi, di mezzo angolo solido, in direzione dell'osservatore, viene trasformato dal valore che appunto è più 4 mezzi nel sistema dell'elettrone a un valore che è praticamente 1 su 2 gamma, dove gamma, ecco lì, è il fattore relativistico che abbiamo visto caratterizza appunto l'energia a cui si trova l'elettrone. E se prendiamo appunto gli SRF, il gamma vi ricordate di circa 12.000, quindi l'apertura angolare di questa luce emessa dall'elettrone nel sistema di riferimento del laboratorio, rispetto al quale l'elettrone è accelerato,
ha un valore 1 su 2 gamma, quindi 1 su 10.000, quindi 10 a meno 5, vale a dire un'apertura di 10 alla meno 5 radianti, vale a dire un'apertura del luogo di 10 alla meno 4 gradi, quindi di meno di un millesimo di grado. Questo è il cono all'interno del quale noi osserveremo la luce di sincrotrone emessa dall'elettrone. Nel momento in cui l'elettrone subisce questa deviazione alla sua orbita. Di fatto come viene realizzato? Beh, viene realizzato appunto con un modo classico, è un dipolo, cioè una struttura magnetica verticale rispetto al piano orizzontale, che è il piano dell'orbita dell'elettrone, un momento magnetico verticale e una velocità dell'elettrone che è perpendicolare a questo magnetico, al campo magnetico, produce la famosa forza di Lorentz, una deviazione della traiettoria dell'elettrone che è perpendicolare sia alla direzione iniziale dell'elettrone che al campo magnetico. Un prodotto vettoriale fra il campo magnetico e il campo di velocità iniziale dell'elettrone. E queste sono delle formule molto importanti che non vi sto a derivare, ma che ci dicono la potenza totale emessa per emissione di radiazione, e come vedete dipende da due fattori, o meglio tre fattori. La potenza totale è proporzionale all'intensità, cioè a quanti elettroni ho nel mio fascio, quindi alla corrente di elettroni. Quindi è una quantità del tutto proporzionale al numero di elettroni, è proporzionale a gamma alla quarta, quindi dipende in modo molto violento dall'energia degli elettroni, e inversamente è proporzionale all'angolo di curvatura, vale a dire più io faccio girare sono in grado di far girare i miei elettroni, quindi più piccolo è il raggio di curvatura della variazione di traiettoria del mio fascio di elettroni, e più grande è la potenza che viene emessa. E di fatto il raggio di curvatura io lo posso esprimere come inversamente proporzionale al campo magnetico, quindi più forte è il campo magnetico, cioè, perfettamente logica, e più alto è la variazione. In realtà non è soltanto il campo magnetico, ma di nuovo c'è un fattore gamma dovuto al fatto che c'è una trasformazione relativistica, perché il campo magnetico visto nel sistema inerziale dell'elettrone deve essere trasformato appunto da un fattore gamma. E questo appunto vi ritrovate, sono tutte le varie quantità che appaiono in queste formule, appunto la massa dell'elettrone, la velocità della luce, la costante dielettrica del vuoto, eccetera. Comunque, quello che è molto importante è capire che questo fattore gamma è fondamentale, quindi quello che noi vediamo sono veramente degli effetti relativistici. Un'altra cosa che si nota da questa espressione, appunto, che l'emissione di potenza per luce, la potenza dovuta alla luce di sincrotrone emessa è inversamente proporzionale alla massa. E quindi qui riproviamo il fatto che i protoni emettono molto meno degli elettroni a parità di energia, proprio perché c'è questa differenza in massa di un fattore 2000 fra la massa del protone e la massa degli elettroni. E c'è un'altra cosa molto, molto importante da notare, è che per gli elettroni, nel momento in cui andiamo a energie superiori a 6 o 8 Joule, la quantità di potenza emessa per luce di sincrotrone diventa talmente elevata che riuscire a ridarla al fascio e mantenere il fascio stabilmente all'interno dell'anello diventa estremamente complesso. Quindi, di fatto, quella predizione che era stata fatta da Pomeranchuk nel 1944 è assolutamente vera: è molto difficile fare anelli di accumulazione di elettroni con energie molto superiori a 8 Joule.
uno può giocare su dei parametri geometrici, in particolare il raggio di curvatura, cioè posso fare un raggio di curvatura il più piccolo possibile, ma se faccio un raggio di curvatura molto molto piccolo, il mio anello diventa sconfinato. Infatti quando fu fatto il LEP al CERN, che è appunto un tunnel di 27 km, che ora viene utilizzato con l'LHC, il LEP era appunto un anello per elettroni in cui si spingeva al massimo l'energia possibile che si può ottenere con gli elettroni con un'emissione di luce sincrotrone che rimaneva più o meno gestibile. Dunque, l'elemento cruciale per l'emissione di luce sincrotrone non è soltanto il bending magnet, come abbiamo visto qua, che appunto è responsabile dell'emissione di luce sincrotrone ogni qualvolta l'elettrone viene deviato dalla sua traiettoria, quindi quello che viene emesso è una specie di, in inglese si chiama fan, di dispersione angolare di luce che è molto stretta, 1 su gamma nella direzione verticale, mentre è di fatto la stessa larghezza dell'angolo imposto sull'orbita degli elettroni nella direzione orizzontale. Quello che è molto, quello che è cruciale per l'emissione di luce sincrotrone nelle macchine moderne è il cosiddetto ondulatore. L'ondulatore è una sequenza di magneti che introducono delle variazioni controllate sull'orbita degli elettroni e a ogni variazione della loro traiettoria c'è un'emissione di luce. E tipicamente oggi come oggi il grosso di questi ondulatori viene fatto utilizzando dei magneti permanenti, tipo samario cobalt o altre combinazioni di terre rare. Nel passato si utilizzavano anche elettromagneti, infatti appunto con un coro di ferro dolce con una bobina nella quale si fa circolare una corrente. Qual è l'idea? L'idea è di riuscire a concentrare in uno spazio relativamente minuscolo quanto più possibili variazioni della traiettoria dell'elettrone in modo da produrre luce quanto più possibile intensa. Quello che caratterizza questi sistemi, che sono tipicamente periodici, anche se uno può immaginare di avere delle strutture che non sono necessariamente periodiche, quindi con un periodo che varia in funzione dello spostamento dell'elettrone sulla sua traiettoria, ma tipicamente queste sono delle strutture periodiche con un certo periodo LU, che è il periodo dell'ondulatore. I periodi che sono grossi, sono periodi che possono variare da qualche centimetro fino a qualche decina di centimetri, quindi oggetti macroscopici come vedremo, che vengono appunto applicati intorno alla camera da vuoto che contiene, o all'interno della camera da vuoto, che all'interno della quale gli elettroni passa. Quello che caratterizza un ondulatore è il cosiddetto parametro di deflessione K, che come vedete è una misura del campo magnetico, quindi il K è proporzionale di nuovo al campo magnetico, più grosso il campo magnetico più grossa la deflessione, diciamo, sulla traiettoria, e anche proporzionale a questo periodo dell'ondulatore LU, e questo si può capire perché chiaramente se io ho un periodo molto lungo, il tempo in cui l'elettrone è su quel periodo, che non è nient'altro che LU su C, è più lungo, e quindi se l'elettrone è sottoposto a una forza costante di deviazione avrà una deviazione più elevata e quindi un parametro di deviazione K più elevato. Infatti K, come vedremo, non è nient'altro che un rapporto fra 1 su gamma, che è l'angolo naturale di emissione della luce sincrotrone, e l'angolo di deviazione della traiettoria dell'elettrone.
Se abbiamo dei K molto grossi, quindi K molto più grandi di 1, quindi delle grosse deviazioni, questo è quello che si chiama in Wibbler. In quanto che cosa succede? Succede che praticamente a ogni periodo di questo device con un grosso K c'è un'emissione di luce, e questa luce di fatto non è altro che la somma di un certo numero di bending magnet, di magneti curvanti che hanno le stesse caratteristiche. Quindi c'è un'addizione incoerente della luce emessa da ognuno dei periodi di questi device. E infatti quello che si nota è che l'apertura verticale è sempre la stessa 1 su gamma, quello che abbiamo trovato come l'apertura naturale di emissione di luce sincrotrone, mentre l'apertura angolare nel piano orizzontale, cioè il piano all'interno del quale c'è questa deviazione degli elettroni dalla loro traiettoria altrimenti lineare, dritta, questa variazione angolare è infatti K su gamma. Quindi abbiamo un'apertura angolare che è 1 su gamma, una deviazione, K su gamma. Quindi ripeto che gamma è l'energia degli elettroni divisa l'energia di riposo, nel caso del SRF 12.000, quindi 1 su gamma è dell'ordine di, abbiamo detto, 10^-4 radianti, e quindi K, se per esempio c'è un K di 3-4, sarà un'apertura angolare 3-4 volte più grande. Quindi perché sono interessanti questi oggetti? Beh, sono interessanti prima di tutto perché possiamo applicare qui dei campi magnetici molto forti, tipicamente molto più forti di quelli che sono necessari per deviare gli elettroni all'interno dell'anello e mantenerli su un'orbita chiusa. E questo campo magnetico può essere forte perché è compensato dal campo magnetico del semipolo successivo, che è nella direzione opposta, quindi la perturbazione su quello che mi mantiene gli elettroni in circolo all'interno dell'anello è al primo ordine cancellata. E questo è il grosso interesse. Quindi abbiamo una somma di contribuzioni dei differenti poli che si sommano in modo incoerente, una divergenza relativamente alta, uno spettro di emissione in asse è quello di un bending magnet, che un bending magnet ipotetico con il campo magnetico che lo applico io. Questo mi permette, utilizzando campi magnetici che sono molto più alti di quelli dei dipoli del mio anello, di avere per esempio energie dei raggi X molto più alte. Quindi questi sono sorgenti che vengono tipicamente utilizzate per spingere verso l'alto l'energia dei raggi X prodotti, in particolare sfruttando il fatto che se uno utilizzasse unicamente il bending magnet avrebbe prima l'emissione di un unico bending magnet e un'energia critica che è di fatto determinata dall'orbita e non dalle necessità dello sperimentatore. Infatti questo punto non l'avevo sottolineato. Abbiamo parlato dell'apertura angolare, ma c'è anche un altro elemento che è fondamentale, un'energia critica, vale a dire qual è l'energia massima che una deflessione dei miei elettroni mi permette di ottenere in termini di fotoni. Questa è l'energia critica dei fotoni, vale a dire il fotone tipicamente ha energie epsilon c, è più o meno l'energia massima al quale io posso sperare di ottenere fotoni per elettroni con un certo gamma. E se vi ricordate, Rho, quel raggio di curvatura, è inversamente proporzionale al campo magnetico. Quindi, se io trasporto questa espressione a un Wibbler, il Rho qui è determinato unicamente dalla geometria del mio anello. Se io ho un anello di un chilometro, più o meno i bending magnet avranno dei raggi di curvatura di 2 metri. Se io volessi andare a energia più alta, dovrei aumentare il campo magnetico, aumentare la curvatura, e questo sarebbe incompatibile con le dimensioni geometriche del mio anello. Un Wibbler mi permette di fare esattamente questo, perché io posso localmente creare una curvatura molto più alta e poi compensarla con un altro elemento magnetico che mi dà la curvatura opposta, e quindi uscire alla fine in modo completamente bilanciato.
al primo. E quindi con questo trucco, utilizzando il Libler, io posso mandare per esempio questo C a valori molto più alti, per esempio utilizzando un campo magnetico molto più elevato di quello dei dipoli della mia macchina. Per esempio a ISRF noi abbiamo dipoli di 0.8 tesla e su un Libler di ISRF si può arrivare fino a 3, 4, 5 tesla. E quindi aumentare l'energia critica in modo estremamente visibile. Caso opposto, che di fatto è molto più interessante, K molto più piccolo di 1, che cosa significa K molto più piccolo di 1? Che a questo punto la deviazione dei miei elettroni dalla loro traiettoria di riferimento è piccola rispetto all'apertura naturale, all'apertura angolare naturale dell'emissione di luce sincrotrone. Quindi se vogliamo l'emissione a ogni polo del mio ambulatore è all'interno di quello che è l'angolo naturale di emissione di luce sincrotrone di un singolo polo. Quindi di fatto sono deviazioni molto piccole e tutte queste emissioni di luce a una di queste piccole deviazioni si va a sommare con quelle successive, come vi farò vedere un esempio abbastanza intuitivo, in cosiddetto modo coerente, vale a dire soltanto a certe lunghezze d'onda l'emissione di luce sincrotrone da ogni polo si somma con quella dei poli successivi in modo tale da dare delle armoniche che hanno tutta una serie di caratteristiche molto molto interessanti, vale a dire, prima di tutto l'intensità non è più proporzionale al numero di poli, ma proporzionale al quadrato del numero di poli, l'intensità spettrale, quindi c'è un vero e proprio effetto di interferenza costruttiva. Ci sono delle armoniche, che sono appunto legate all'armonica fondamentale tramite dei parametri geometrici e anche l'intensità del campo magnetico, a quella che è la fondamentale lambda 1. E la fondamentale lambda 1, come vedete in questa espressione, è determinata dalla lunghezza, dal periodo dell'ondulatore, diviso gamma quadro. Vediamo che di nuovo il gamma quadro è fondamentale perché mi permette di trasportare la lunghezza dell'ondulatore, che come vi ho detto è dell'ordine al centimetro, quindi 10 alla meno 2 metri. Se io tengo un gamma di SRF che è 10 alla 4, al quadrato fa 10 alla meno 8, quindi 10 alla meno 1, 10 alla meno 2 che sono un centimetro, diviso 10 alla meno 8 mi dà 10 alla meno 10. Quindi con lambda 1, che è di qualche centimetro, io produco una lambda 1 che è 10 alla meno 10 metri, vale a dire un angstrom, sto dritto dentro i raggi X. Questo è l'interesse appunto di utilizzare dei gamma dell'ordine di 10.000 per poter appunto arrivare completamente all'interno di emissione raggi X. Quello che si nota è che appunto vedremo anche successivamente un pochino più nel dettaglio, ma si può intuire che l'emissione a questo punto non è più la stessa nella direzione della traiettoria, perché gli effetti di interferenza possono cambiare se io mi sposto a piccoli angoli fuori dalla traiettoria di riferimento degli elettroni. E questo dà luogo appunto a questa dispersione in teta, vale a dire che c'è una dispersione in energia del mio fascio di elettroni, del fascio di fotoni emessi dall'ondulatore rispetto all'angolo orizzontale teta. E c'è anche un altro effetto molto molto importante legato anch'esso al termine di interferenza fra l'emissione dei vari poli, che mi dice che mentre in una macchina abbiamo visto l'emissione di luce sincrotrone, il mezzo angolo, il semiangolo è 1 su 2 gamma, qui c'è un rimpicciolimento dell'angolo che è proporzionale all'armonica N che considero e il numero di poli all'interno del mio ondulatore. Vale a dire che l'emissione della luce dell'ondulatore è ancora più stretta
nel piano verticale rispetto a quella naturale dell'emissione di luce sincrotrone. Quindi posso guadagnare un ulteriore fattore 1 su radice di n, se mi metto sulla prima armonica, e ho detto k è molto piccolo, quindi qui è messo per completezza, ma di fatto questo numero uno lo può, per ordine di grandezza, considerare come un 1, quindi radice quadrata di 1 su n piccolo dell'armonica, prendiamo l'armonica fondamentale quindi n uguale a 1, 1 su n è il numero di poli. Se io prendo un indicatore, per esempio con 50 poli, un oggetto di 50 metri, comincio ad avere degli effetti che potrebbero essere totalmente non trascurabili, perché la radice di radice 50 è dell'ordine 6, 7. Quindi io praticamente restringo ulteriormente di un fattore 7 nel piano verticale l'emissione, e nel piano orizzontale l'emissione della luce. In realtà nel piano orizzontale è un pochino più complicato, perché c'è questo effetto di dispersione in energia, però con un'energia specifica io restringo l'emissione della luce dal modulatore sia nel piano orizzontale che nel piano verticale, grazie appunto a questi effetti di interferenza. C'è un esempio, se ci riusciamo ad arrivare oggi bene, se no sarà la volta prossima, per capire più in dettaglio questo effetto di interferenza. Quindi i ventilatori sono proprio l'elemento che caratterizza queste sorgenti di luce sincrotrone di terza generazione, questi oggetti, questi ventilatori, sono introdotti in sezioni dritte del nostro anello, che sono state pensate apposta per l'introduzione di questi ondulatori. Quindi un anello moderno lo possiamo pensare come un flusso di versi, una parte curvante che è necessaria per chiudere il cerchio, per chiudere l'orbita degli elettroni che vengono accumulati all'interno dell'anello, e di una parte dritta sulla quale io introduco il mio ondulatore. E se riguardiamo le caratteristiche dell'ondulatore, l'ondulatore dipende da tutta una serie di parametri, in particolare lambda u, che è il periodo, d'accordo? K, che abbiamo visto da qualche parte prima, che dipende dal campo magnetico verticale di questi periodi. Quindi io ho due parametri, lambda u e k, che se riesco a variare mi danno un'enorme flessibilità nello scegliere la lunghezza d'onda della GX che voglio produrre. Quindi praticamente questo oggetto, questo ondulatore, può essere adattato a una particolare necessità di produzione di raggi X a una certa energia e con certe caratteristiche. Di nuovo, sempre a livello intuitivo, un ondulatore di questo tipo, appunto con un campo magnetico verticale, con un mio elettrone che arriva nella direzione della sua traiettoria di riferimento, mi produce una variazione nel piano orizzontale. Ma adesso io posso cominciare a pensare a fare un ondulatore, per esempio, nell'altra direzione, e fare una variazione nell'asse verticale. Io potrei anche pensare di fare dei periodi in cui uno mi produce un campo verticale, il successivo mi produce un campo orizzontale, poi un verticale e un orizzontale, vado a dire, vado ad indurre su un elettrone un moto elicoidale. Ora, è anche molto intuitivo capire che se io il mio elettrone lo faccio variare nel campo orizzontale, come abbiamo visto fino ad oggi, la luce che viene emessa è polarizzata nel campo orizzontale, come l'emissione da un bending magnet è, proprio dal punto di vista della rottura di simmetria, si può dimostrare a formula, ma è chiaro che è molto intuitivo che appunto la luce emessa dalla luce di sincrotrone è polarizzata nell'orbita degli elettroni, col vettore di polarizzazione degli elettroni. Questi ondulatori mi permettono, tramite queste oscillazioni che possono essere imposte nel campo orizzontale o nel campo verticale, direzione verticale, o su entrambe, con un moto elicoidale, di cambiare la polarizzazione dei miei elettroni.
E se io meccanicamente sono anche in grado di cambiare la distanza tra queste due strutture magnetiche, quello che io cambio di fatto è il campo magnetico. E quindi posso, con lo stesso ondulatore, produrre luce che ha differente lunghezza d'onda, semplicemente cambiando l'intensità del campo magnetico. Un'altra cosa che posso immaginare di fare è di cambiare la posizione relativa della struttura magnetica superiore rispetto a quella inferiore, quindi la fase fra il campo magnetico prodotto dai poli della parte superiore rispetto a quella inferiore. Posso anche immaginare di avere gap differenti, cioè distanze differenti all'entrata e all'uscita, quindi avere un gradiente lineare di campo magnetico. Quindi comincio a vedere che ho tutta una serie di parametri che sono estremamente importanti e che mi permettono di realizzare una sorgente con delle caratteristiche possono essere adattate a un particolare bisogno strumentale. E tutto questo disaccoppiando la produzione di luce all'interno dell'ondulatore da quella che è l'orbita degli elettroni che devono rimanere accumulati all'interno del mio anello. Ed è questo stato veramente uno degli elementi che ha di fatto diretto tutto lo sviluppo della luce sincrotrone di tutti questi anelli che sono stati realizzati appunto con la flessibilità di poterli utilizzare in situazioni sperimentali molto differenti. Quindi questi ondulatori sono inseriti su queste sezioni dritte, sono tipicamente fatte appunto da un doppio array, lo vedete qua uno sopra e uno sotto, di una doppia struttura di campi magnetici e di magneti permanenti con tipicamente una struttura periodica. Questo permette di produrre, di imporre sulla traiettoria degli elettroni un moto sinusoidale con la periodicità che è la periodicità del campo magnetico dell'ondulatore. Il parametro di deflessione è piccolo, cioè K è dell'ordine di 1 inferiore a 1. La radiazione emessa è coerente, che permette appunto questo effetto di avere interferenza costruttiva e distruttiva, e quindi quando si ha l'interferenza costruttiva di poter emettere luce con una brillanza che è proporzionale a n quadro, dove n è il numero di poli. La gap, la distanza fra le due strutture magnetiche, può essere modificata in modo continuo, semplicemente cambiando la distanza, e quindi questo mi permette un controllo molto preciso sul campo magnetico che io impongo sugli elettroni, e questo infatti mi permette di poter cambiare la posizione di questa armonica dove ho un'interferenza costruttiva in modo praticamente continuo. E questo fa sì che gli ondulatori sono appunto l'elemento chiave delle sorgenti di terza generazione.